Buongiorno a tutti. Oggi vorrei, per iniziare l'anno nuovo, proporvi un esercizio. Poi vi spiego lo scopo e il significato. Prendete un'agenda al cellulare oppure cartacea e scrivete domani mattina la risposta a questa domanda precisa. Cosa voglio dare di me oggi al mondo? E scrivete. La sera rispondete invece a questa domanda: cosa ho imparato oggi? Allora, c'è il dottor Dispenza che in un libro raccoglie vari studi che confermano quanto i pensieri che facciamo provocano delle reazioni chimiche e quindi dei comportamenti. Quindi ciò che pensiamo e quindi anche ciò che scriviamo, verba volant, scripta manent, sappiamo, ha degli effetti nel nostro comportamento e il nostro comportamento, come sappiamo, ha sempre degli effetti sugli altri e sul mondo e su noi stessi, su come ci comportiamo. Questo esercizio quindi è molto importante per il senso di autostima e di autoefficacia, perché in questa maniera, come sappiamo, l'autostima cos'è? Come diceva un importante psicoterapeuta, l'autostima è la reputazione che noi abbiamo di noi stessi. La frase secondo me è molto bella. Reputazione quindi cosa vuol dire? La reputazione deriva sempre da quello che facciamo. Quindi l'autostima deriva, come sappiamo, dalla consapevolezza di noi. Quindi quando noi sappiamo chi siamo, le nostre parti positive di noi e le sappiamo, le conosciamo e le agiamo nel mondo, questo ha sempre delle conseguenze, in primis in noi stessi. E ciò quindi ci apre una consapevolezza verso di noi e molto spesso ha poi degli effetti sugli altri, quindi molto spesso possono cambiare anche tante cose intorno a noi. L'esercizio quindi, a mio parere, è molto importante, che consiglio sempre ai miei incontri esperienziali e ai pazienti. Un saluto a tutti.